Castiglione Olona si trova a metà tra i laghi di Como e Varese, attraversato dal fiume Olona, e la sua storia si perde nel tempo. L'origine di Castiglione viene fatta risalire all'anno 401 d.C., quando i Romani insediarono un accampamento che si sviluppò prima in un villaggio e poi in un borgo. Il borgo è dominato dal castello di Monteruzzo, che presenta i caratteri tipici del maniero medievale, nato originalmente come residenza agricola nel XVI secolo. Deve il suo aspetto attuale agli interventi apportati tra il 700 e l'800. Tra i personaggi più illustri vi fu il cardinale Wanda Castiglioni, amico e consigliere di ben quattro papi, nonché dell'imperatore Sigismondo. Decise ed attuò la trasformazione del borgo, costruendo palazzi e chiese. Entrando nel borgo, tra palazzi e cortili di un'epoca lontana, si incontra il palazzo Wanda Castiglioni. L'edificio è composto da due corpi, uno del XIV secolo e l'altro del XV, con ampliamenti successivi. Possiede sali con pregevoli affreschi del 1400 di scuola lombarda e toscana. I suoi principali ambienti sono la cappella cardinalizia di San Martino, la quadreria, la camera e lo studio del cardinale. Camminandoci lungo un sentiero lastricato di ciottoli, giungiamo ai ruderi della porta che metteva nell'antico castello. Qui si trova il complesso della collegiata, composto principalmente dalla chiesa e dal battistero. La chiesa è in stile gotico lombarda, a croce latina, fu dedicata nel 1425 alla Vergine e ai santi Stefano e Lorenzo, raffigurati insieme a Sant'Ambrogio e Santo Clemente nella lunetta del portale. Nella stessa area sorgono il campanile gotico e il battistero, a pianta quadrata con abside poligonale. Le sue pareti e le sue volte sono interamente affrescate dal Masolino da Panicale, 1435, con episodi della vita di San Giovanni Battista.